Tutti quanti, questo è il 77esimo TeamSpeak del movimento Zygast Italia, anzi il 78esimo per la precisione. Riprendiamo i nostri incontri TeamSpeak dopo qualche periodo di pausa. Stiamo facendo ripartire un po' tutte le attività e appunto ripartiamo anche con i TeamSpeak, questi incontri online che effettuiamo solitamente la domenica sera con tutta la comunità Zygast Italia per aggiornare sulle novità, sui progetti, su tutto il mondo Zygast, da quello internazionale a quello più locale. Allora, avevamo stabilito di organizzare questo TeamSpeak con una traccia un po' semplice, quindi facciamo un po' il punto della situazione, visto il lungo periodo di silenzio, e ci aggiorniamo un po' su quindi quanto fatto finora, vi raccontiamo le novità di quest'anno, i progetti futuri e daremo qualche dritta su come poter partecipare al movimento italiano e darci una mano con i nostri progetti. Allora, iniziamo con la storia, come è nato il movimento Zygast. Ovviamente è un movimento internazionale. È stato fondato nel 2008 a seguito della messa in onda su YouTube del film documentario Zygast Addendum di Peter Joseph, dove all'interno del film veniva criticata sicuramente il sistema monetario e il sistema istituzionale della nostra civiltà, mentre la seconda parte del film andava un po' a descrive un sistema alternativo, la famosa Resource Based Economy, l'RBE, presentata ideata da Jacques Fresco, che purtroppo mi dispiace doverlo annunciare nel TeamSpeak, dove sostanzialmente ricominciamo con la nostra attività. Purtroppo ieri l'altro ieri è andato a mancare Jacques Fresco all'età di 101 anni. Facciamo ovviamente le condoglianze, lo ricordiamo per quello che ci ha lasciato in eredità, questa idea di un mondo e di un tipo di gestione del mondo molto alternativo rispetto a quanto tuttora praticato. E quindi dicevamo che nella seconda parte del film veniva presentata questa alternativa alla società come la conosciamo noi. E in fondo, proprio quasi prima dei titoli di coda, Peter Joseph lancia un messaggio, sostanzialmente fa un invito, invita le persone che credevano appunto che fosse più sensato un mondo come quello descritto nel documentario, e invitava la gente a riunirsi nel web e andare a formare questo movimento per la creazione di questo mondo. E appunto a seguito del film un sacco di gente ha trovato sensato quello che veniva proposto e ha cominciato a contattare Peter Joseph a livello internazionale. In Italia invece il movimento, il capitolo italiano è stato fondato, è iniziato da Federico Pistono nel 2009 con la creazione del sito web. Vari altri strumenti, ovviamente canali YouTube, Twitter, vari canali social, e soprattutto sono stati iniziati a organizzare i TeamSpeak. Cosa sono i TeamSpeak? Beh, quello che stiamo registrando in questo momento, TeamSpeak è un software che viene utilizzato da tutto il movimento Zygast per effettuare delle riunioni audio su web. Non è altro che un programma che consente di fare quindi audio chiamate, ma le consente di farle tra molti partecipanti. Molti nuovi arrivati ci chiedono come mai non utilizzate l'Hangout, il Skype, che sono più semplici, sono più diffusi. Molto banalmente perché, oltre ad essere più ottimizzato, occupare meno banda, TeamSpeak consente di fare riunioni con ben più di 10 persone, che solitamente è il limite di questi altri programmi di cui abbiamo citato prima, ma è possibile farlo anche in 100 persone,
E poi è leggero. gestibile anche a livello globale. Infatti, nel nostro canale TeamSpeak del movimento Zygest abbiamo i vari canali dei vari capitoli nazionali, ci sono anche quelli dei gruppi di lavoro, quindi diciamo che consente anche una gestione un po' più, chiamiamola professionale, un po' più controllata. Quindi, spiegato che cos'è il TeamSpeak, sono appunto iniziati questi incontri online tenuti da Federico Pistono con i nuovi arrivati, e mano a mano sono iniziati le prime idee, i primi lavori. Ovviamente l'incontro online è sfociato anche in incontri dal vivo, tra persone fisicamente faccia a faccia, e piano piano sono nati anche i primi gruppi cittadini, tra i quali ovviamente il gruppo Cittadini di Milano, di cui facciamo parte qui da noi. Tra l'altro, per chi non è collegato, qua oltre a me al microfono ci sono Ezio e Veronica, altri Ciao, ciao. due attivisti di lunga data del gruppo Cittadini di Milano e del Movimento Zagest Italia. E appunto, oltre ai gruppi cittadini, sono stati creati i gruppi di lavoro. Tutto quello che sto dicendo per l'Italia vale per tutto il resto del mondo, è il movimento internazionale che condivide più o meno le stesse idee, la stessa struttura. Ovviamente se da un'altra parte del mondo viene ideato qualcosa che funziona meglio, le informazioni vengono un po' condivise per cercare di migliorarsi tutti quanti. Quindi, tornando a noi, sono stati sviluppati anche gruppi di lavoro. Quello con più lavoro per l'Italia era il GDL Traduzioni, il gruppo di lavoro Traduzioni, in quanto dal gruppo di lingua anglosassone veniva prodotto un sacco di materiale che però per limiti nazionali non poteva essere compreso, fruito dai nostri concittadini, e quindi il GDL di traduzioni effettuava questo gran lavoro, Sottotitoli, sottotitoli, le doppiaggi. traduzioni dei libri, i doppiaggi. Quindi c'è stato un grande lavoro che è stato fatto negli anni. Un altro GDL molto attivo era quello della programmazione, in quanto il sito internet è gestito per intero da noi attivisti, quindi serve anche qualcuno che vada a gestire il sito. E poi ovviamente non sto a indicarveli tutti, ma c'è quello di grafica e video per fare volantini o filmati, eccetera. Sono stati gruppi lavoro molto attivi. Prima vi dicevo del materiale che arrivava dai paesi anglosassoni, giusto per un po' spiegare come è strutturato il movimento. C'è un capitolo globale, chiamato Global Chapter, dove vengono prese un po' di. Vengono discusse idee, vengono programmati i lavori, arrivano materiali che poi vengono rilasciati ai vari capitoli. Non è che è un sovralivello che gestisce i capitoli sono abbastanza scollegati dalla parte centrale. In realtà la parte centrale serve per facilitare, per aiutare, per condividere le informazioni. Se in Australia si trovano una nuova forma di attivismo efficace, non so, producono un volantino che è molto d'effetto, il Global Chapter aiuta a far arrivare queste informazioni anche agli altri capitoli nazionali che non sono collegati direttamente con l'Australia ed eccetera. Cosa abbiamo fatto negli anni? Il capitolo italiano ha partecipato a tanti eventi, ha partecipato a vari simposi, a dei festival, a varie conferenze. Abbiamo anche organizzato molti Z-Day, che sono le giornate di promozione del movimento Zeitgeist. Abbiamo organizzato proiezioni pubbliche, presentazioni. Abbiamo fatto un sacco di attività in questi anni.
quelle un po' più importanti, vabbè, ovviamente il movimento è stato fondato a seguito del film Zag e Stendendum, che tra l'altro segue cronologicamente il film Zag is the Movie, che è il primo lavoro artistico del regista Peter Joseph, che poi sostanzialmente è il fondatore del movimento Zagest, che questa opera artistica che andava, che faceva itinerante negli Stati Uniti, dove suonava strumenti, mandava in proiezione dei video, criticava molto la società, è diventato un grande successo online in quegli anni, e da lì poi si è creata appunto l'idea di trovare anche un'alternativa oltre a fare critiche, e quindi appunto è stato fatto l'Addendum. Quindi l'Addendum è stato un po' il primo film che è stato proiettato nei nostri eventi, ma nel 2011 è stato rilasciato il film Vegas Moving Forward. Nel 2011, a fine 2011 è stato proiettato in Italia, mi pare. No, inizio. A inizio 2011, giusto? Era gennaio, febbraio. Il 15 gennaio 2011 è stato proiettato qui a Milano. Beh, in tutta Italia, in 20 città italiane e nel resto del mondo. Se ricordo bene, era stata scelta una giornata comune per tutto il mondo, infatti c'è stato molto lavoro nella traduzione dei sottotitoli, ed è stato proiettato in lingua originale sottotitolato. Grazie a questo film molto molto più, dove sono stati corretti alcune imprecisioni magari che c'erano nell'addendum, c'è stata una grossa risonanza internazionale. E tra l'altro quell'anno è stato uno degli anni più proficui per il movimento, sia internazionale che nazionale. Ad esempio, a livello nazionale, lo stesso anno abbiamo organizzato il simposio Società Sostenibile, che prendeva un po' spunto dai TED Talk, che sono queste conferenze di 20 minuti. In questo simposio abbiamo organizzato un tema comune che appunto andava a analizzare un po' le problematiche della società e le possibili alternazioni in una quindicina di interventi di vari relatori, tra cui ricordiamo Jacopo Fo e Silvano Agosti. E sempre quell'anno, durante la proiezione del Moving Forward, era stato scovato nel pubblico, pensate, Paolo Bonolis, con il quale appunto è partita una collaborazione che ha portato poi alla pubblicazione, alla messa in onda su Canale 5, sì, di questa trasmissione di Bonolis che si chiama Senso della Vita. Sono state mandate in onda a fine puntata delle pillole tratte da Moving Forward. Infatti diciamo che L'hanno segato subito. Infatti è stata anche l'ultima edizione, mi pare, di Senso della Vita. A fare tre pillole. Siamo riusciti a farle tutte, tranne l'ultima, in cui avrebbe dovuto mostrare Jacques Fresco, la RBE. Quindi diciamo che un po' siamo riusciti a fare breccia anche nel mondo della televisione, ma quando si sono accorti cosa stavano facendo è stato un po' cancellata mi pare proprio la serie, hanno interrotta. Senso della Vita è non che, più a passo. Che peccato, speriamo non ce n'abbia con noi Paolo Bonolis. Sempre, cosa è successo poi? Nel 2012 sono cominciati i primi rumori, c'è stata una separazione tra Movimento Zeitgeist e il Venus Project. Il Venus Project, come dicevo, fondato da Jacques Fresco, proponeva questa resource based economy, questo modello di civiltà. Il Movimento Zeitgeist invece si applicava come movimento di promozione di questa idea. Ci sono stati dei dissapori, delle divergenze di opinione su alcune decisioni che hanno portato i due movimenti a prendere strade differenti.
nessuno dei due movimenti ha rinnegato l'altro, cioè entrambi comunque proponiamo ancora le stesse idee di un tempo, solo lo stiamo facendo in maniere differenti e per strade parallele o comunque non più sulla stessa strada. Sempre quell'anno c'è stato la partecipazione di Federico Pistone, appunto, come dicevo prima, il fondatore, il coordinatore del capitolo italiano alla Singularity University, che è un programma scolastico della NASA che punta alla ricerca della singolarità, cioè chiamano varie menti brillanti da tutto il mondo, le mettono in una classe e cercano di sviluppare dei progetti potenzialmente applicabili anche nel mondo dell'industria, delle start-up interessanti. A seguire Federico Pistone ha iniziato vari altri progetti e ha dato, diciamo tra virgolette, le dimissioni da coordinatore del capitolo italiano, non avendo più particolare tempo o comunque avendo altre priorità nella sua vita, quindi ha di fatto lasciato il movimento Zeitgeist agli tanti attivisti che c'erano allora, sono subentrati più coordinatori, non c'è stato un unico coordinatore che ha preso l'eredità di Federico Pistone, c'è stato più coordinatori che hanno portato avanti le attività. In realtà sono state fatte tante cose dopo il rilascio del Moving Forward. Per esempio sono state create le Zeit pillole, ci siamo resi conto che comunque 2 ore e mezza, quasi 3 ore di film, che sono i 2 film del momento Zeitgeist, erano tanti, era difficile fare proiezioni dove la gente non scappasse via urlante con la testa in fumo. E quindi abbiamo provato vari metodi, quello per esempio di estrarre dei concetti in brevi filmati. Queste sono appunto le Zeit pillole, i Zeit spot, sono una cosa ancora più estremizzata delle Zeit pillole, cioè proprio 2-3 minuti di informazione. Sono stati creati anche Zeit journal, delle piccole puntate YouTube, dove un po' dei podcast però in formato giornalistico, che video. Ovviamente video giornalistico, hanno avuto anche un buon successo. Peccato che poi gli attivisti che seguivano questa attività hanno preso altre strade. Un progetto importante che abbiamo realizzato è stato quello della realizzazione di ben 2 stampanti 3D, e tra l'altro è stato il capitolo italiano il primo ad avvicinarsi ai soldi, che ovviamente in una resource based economy e comunque nella guida dell'orientamento dell'attivista, ma nell'ideologia Zeitgeist, sono il male supremo. Diciamo che noi siamo stati il primo capitolo che ha deciso che potesse aver senso fare una campagna di autofinanziamento per realizzare le stampanti 3D che poi sarebbero servite per aiutarci a promuovere concetti come l'open source, l'open hardware, la collaborazione, le nuove tecnologie. Quindi abbiamo realizzato questa campagna di crowdfunding che ha avuto successo, ha raggiunto il goal che ci eravamo dati, l'obiettivo, che erano 1000 euro, che sostanzialmente all'epoca avrebbero consentito appunto l'acquisto delle componenti per realizzare 2 stampanti 3D. Adesso ne servirebbero molto di meno. Abbiamo realizzato una qui a Milano, una nel gruppo cittadino di Napoli, e soprattutto la nostra di Milano è stata sfoggiata in varie occasioni, specialmente in queste giornate che venivano organizzate qui a Milano, in questo famoso ZAC, che era un mercato contadino dove i fornitori dei vari gruppi d'acquisto solidale della città venivano convogliati in un parco per fare vendita diretta con i cittadini, e poi c'era uno spazio dedicato anche alle associazioni. Noi che abitavamo vicino a questo parco ci siamo subito fiondati con il nostro gazebo e fare un po' di promozione delle idee, delle alternative del movimento Zeitgeist anche ai clienti dei gruppi d'acquisto solidale che potevano essere magari vicini a queste tematiche.
A seguire nel 2013 è stato prodotto da Peter Joseph un ulteriore contenuto. Anche lui evidentemente si è reso conto che film da 2 ore 40, 3 ore erano un po' pesanti da digerire dal pubblico e quindi ha provato a reinventare anche lui un po' il metodo comunicativo creando questa web series dal nome Culture in Decline, cultura in declino, e ha cominciato nel 2013 a fare il rilascio di queste puntate di questa serie, che sono state prontamente sottotitolate prima e doppiate dopo Duravano 20 minuti, sì, mezz'ora al massimo, ognuno. erano 6 episodi da mezz'ora ciascuno. E con anche intermezzi simpatici, con battute, con scenette, con gag un po' più leggere, anche per dare il tempo allo spettatore di rilassarsi un attimo, di metabolizzare le informazioni, le pesanti informazioni ricevute fino a quel momento, e per poi essere bombardato nuovamente da informazioni abbastanza pesanti. E diciamo che il 2013 è stato prevalentemente utilizzato per appunto Zeitpilot, Zeitspot, Zeitjournal e Culture in Decline. Abbiamo fatto anche il ridoppiaggio del Moving Forward con voci più credibili. Nella prima edizione c'era per esempio delle voci di persone molto giovani che doppiavano Jack Fresco o altri personaggi un po' maturi. Si è cercato un po' di migliorare questi aspetti. A seguire, sempre nel 2013, è stata fondata ASOS da alcuni attivisti del movimento Zeitgeist. ASOS sta per Associazione Società Sostenibile, che è un po' l'evoluzione di un'idea che c'era sempre stata all'interno del capitolo italiano di creare un'associazione, una onlus, uno strumento per interfacciarsi barra sopravvivere all'interno delle istituzioni, non tanto per chissà che cosa, ma ci siamo resi conto che in Italia, per esempio, se vuoi accedere a una sala comunale o se vuoi mettere il tuo gazebo in un posto, se ti presenti come movimento non hai alcun valore giuridico, quindi non ti danno alcun benestare. Se ti presenti come persona singola, hai parecchie difficoltà, soprattutto molti costi. Se invece sei un'associazione e riesci a interfacciarti, sei riconosciuto dalla burocrazia e puoi portare avanti queste azioni. Quindi la Onlus, è stata approvata, ma era molto difficile, aveva dei requisiti molto gravosi che non rispettavamo. Quindi è naufragata, ma è stata fatta l'associazione e fortunatamente è partita e è culminata con la creazione del simposio Società Sostenibile 2.0, che era un po' la risposta al simposio fatto precedentemente nel 2011. Anche durante quell'evento sono state organizzate delle varie conferenze di oratori, sempre da 20 minuti. Abbiamo seguito un po' la falsariga di quello precedente, quindi prima si sono analizzate le problematiche, poi si sono analizzate le soluzioni possibili in questo momento e il futuro, quello che potrebbe essere una soluzione futura, intermezzate da varie pillole del movimento Zeitgeist. È stato un bel evento con un discreto pubblico a Verona, che ci ha impegnato, soprattutto a noi attivisti che facciamo parte anche dell'associazione, per tutto quell'anno. A seguire, diciamo che mano a mano il numero degli attivisti si è un po' ridotto sempre più, molti sono partiti in altri progetti. Ricordiamo tantissimi attivisti che si sono dati alla politica, visto che noi ci siamo sempre definiti apolitici, poi tradotto con apartitici, abbiamo sempre visto con diffidenza creare partiti o comunque cercare di
sistemare le cose mettendo delle toppe, noi vorremmo riscrivere completamente il sistema, quindi non vediamo sensato il spendere tempo nel cercare di entrare nelle istituzioni e cambiarle. Stiamo lavorando per creare un sistema alternativo che prenda il posto di questo. Invece molti attivisti che magari vedevano le nostre azioni troppo lontane, troppo visionari o anche solo troppo poco pratiche, si sono rivolte a tutte quelle realtà simili a noi che invece davano più una sensazione di praticità, quindi vedi Transition Town, Movimento 5 Stelle o Greenpeace, cioè veramente ho anche molta gente ha cominciato a sviluppare, a portare avanti un cambiamento interiore, quindi molti sono diventati buddisti, hanno seguito yoga, hanno cominciato a girare il mondo, diciamo che un sacco di gente si è aperta la mente grazie anche alle tematiche, alle attività fatte al Movimento Zeitgeist, e ha cominciato poi a cambiare la sua vita ed è sparita un po' dal Movimento Zeitgeist. E infatti il 2016 a livello nazionale il capitolo italiano si era un po' bloccato. Io e Veronica siamo stati invitati a una reunion del movimento Zeitgeist europeo a Rotterdam. Abbiamo fatto questa 3 giorni di conferenze, di discussione tra attivisti, di idee, di anche, come possiamo definirlo, di creazione di rete, e abbiamo conosciuto un sacco di persone interessanti che ci hanno ispirato, un sacco di realtà interessanti. Abbiamo partecipato successivamente allo Z-Day globale di quell'anno che si era tenuto ad Atene, abbiamo conosciuto Peter Joseph, abbiamo parlato ancora con ancora più attivisti, e a seguire, quando rientrati in Italia, siamo visti con gli attivisti del gruppo cittadino di Milano e ci siamo detti: ma cosa vogliamo fare in questo momento Zeitgeist? Perché le alternative erano o chiudere il capitolo nazionale o farlo ripartire. Ci siamo parlati, abbiamo deciso facciamolo ripartire, e quindi abbiamo cominciato a organizzare qualche T-Speak, qualche presentazione, abbiamo raccattato un po' di gente in giro per l'Italia e siamo qua pronti per questo. Il meetup europeo sia stato a fine 2015, novembre 2015. Questo c'ha ragione, era dicembre, 2016, sì. Primi mesi del 2016 invece c'è stato il Z-Day globale, come sempre a marzo. C'è ragione, era dicembre, sì, qualcosa, facciamo freddo era quando siamo novembre, andati. Novembre, dicembre, sì. Quindi a fine 2015 il meetup europeo, a 2016 lo Z-Day. E a quel punto ci siamo un po' chiesti cosa fare. E andando avanti, quindi come gruppo cittadino di Milano, in realtà non ci siamo mai fermati in questo tempo, si è un po' fermato il capitolo nazionale e un po' ci sentivamo frustrati a fare presentazioni, a diffondere le idee, a rimandare la gente al gruppo nazionale, poi in realtà arrivavano e non c'era nessuno, quindi abbiamo deciso di far ripartire anche il capitolo nazionale e quindi appunto diciamo abbiamo organizzato alcuni eventi. Io inizierei un po' a parlare degli eventi di quest'anno, un po' le news di quest'anno. Quest'anno lo Z-Day globale è stato fatto in Australia, a Brisbane, il 25-26 marzo, dove ha partecipato anche Peter Joseph e molti altri attivisti. Stanno cominciando a rilasciare degli interessanti talk su YouTube, sul canale globale del Movimento Zeitgeist, che aggiungeremo i link poi nella descrizione del video che verrà caricato sul nostro canale YouTube. E quindi ancora non starei neanche troppo a trattare i temi trattati, perché abbiamo visto in realtà una bellissima presentazione di che cos'è il Movimento Zeitgeist, una botta e risposta di Peter Joseph dove risponde a varie domande, e piano piano stanno rilasciando anche gli altri interventi, quindi magari aspettiamo che vengano rilasciati tutti quanti per analizzare un po' questo Z-Day globale.
Lascerei magari la parola a Veronica per ed Ezio, se vuole intervenire anche lui, su l'OSI Day italiano che abbiamo organizzato sabato 29 aprile si chiama Milano. Brevemente raccontateci un po' cosa è stato fatto questo OSI Day. Allora, è stato uno svegli intanto per ripartire con appunto, quello che è stato, diciamo così, anche una ripartenza del gruppo cittadino di Milano. Quindi ci siamo, ovviamente eravamo presenti Davide, Ezio, c'era anche Giovanni, c'ero Giovanni. io, Ciao, come ciao, coordinatori, diciamo così, del gruppo cittadino di Milano. C'era anche Giancarlo che ci ha coadiuvato anche con la grafica, eccetera. E niente, cosa si è fatto? Si è fatto, certamente si è fatto, abbiamo cercato di presentare alcune delle idee fondamentali, insomma, del movimento Zeitgeist tramite appunto la visione di alcuni remake che abbiamo fatto personalmente, rimontaggi sono chiamate delle sintesi sì, delle di Culture sintesi appunto Decline. di Culture in Decline. Quindi abbiamo cercato di intervallarli però anche ad una discussione con il pubblico, un pubblico che era veramente molto attento, molto interessato e che veniva da tutte le parti d'Italia, quindi ci ha fatto molto piacere anche perché non avevamo assolutamente pubblicizzato molto l'evento e era inaspettato il fatto, non erano in tantissimi ma erano molto molto interessati e sicuramente molto, come dire, avevano un grande, anche un affetto, insomma, verso il movimento perché erano persone che ci seguivano da anni e che però finalmente, insomma, sono riuscite ad incontrarci di persona, a vedere delle persone del movimento dopo, magari dopo tanto, tanto, tanto che seguivano i vari contenuti che vengono diffusi tramite il sito. Abbiamo parlato appunto alla fine di ogni montaggio, abbiamo parlato con il pubblico, abbiamo risposto alle loro domande, abbiamo discusso un pochino con loro dei temi generali appunto del movimento Zeitgeist, quelli più importanti, e dopodiché ci siamo. Emerso che molta gente vuole sapere cosa fare attivamente, cioè, Esatto. sembrano bramosi di soluzioni che in realtà magari bisogna anche sviluppare insieme, comunque siamo ben contenti di farlo poi nelle future Esattamente, infatti li abbiamo presentazioni. rimandati, c'erano molte persone anche proprio molto curiose di sapere appunto quali ricette abbiamo noi per sia per il presente che per il futuro, per cambiare questo sistema. E ne parleremo ben volentieri durante la prossima presentazione, visto che ci sono diversi progetti che bollono in pentola, ma che per ragioni di tempo non abbiamo potuto in qualche modo spiegarli bene e parlare approfonditamente. Mi presento, sono Ezio Marano, sono nel movimento da circa 8 anni, no, Sì, no, dicevo. circa. E, niente, il mio intervento allo Z Day è stato molto breve, soprattutto quando si è parlato di Creative Commons, cioè i diritti d'autore, comparandolo con con la gestione odierna dei diritti d'autore. E come vorremmo che fossero, invece, col Creative Commons cambierebbe tutto quanto. Non si negherebbe la paternità della creatività umana, anzi la si esalterebbe, però non verrebbe sfruttata come lo fa, non so, organi come la SIAE, come le società d'autori in tutto il mondo che non fanno nient'altro che il lavoro che fa una banca. Niente, a questo siamo arrivati anche al fatto che tutti i pensieri controversi riguardo all'establishment, a quello che ci viene propinato giorno per giorno, potrebbero passare per un lavaggio del cervello. Effettivamente, tutto è un lavaggio del cervello nella vita. Già da quando nasciamo ci sono i nostri genitori che ci fanno il lavaggio del cervello. Per cui, una volta che abbiamo la facoltà di pensiero, che abbiamo la facoltà di
ragionare e un senso critico, siamo noi che decidiamo da chi farcelo lavare il cervello. O meglio, siamo noi magari a decidere proprio di pensare autonomamente. Di pensare con la nostra mente e aggregarci con chi ci aggrada di più, con chi ci sembra più giusto aggregarci. Esatto, tutto anche basandoci sul nostro common sense, mi viene in inglese, mannaggia, non mi viene il buon senso. Buon senso, sì. Ecco, comunque, quindi Creative Commons è molto importante, grazie Ezio per appunto aver ricordato questo tema. Ovviamente di questo ne parleremo anche durante la presentazione appunto del 10 giugno al Chiama Milano, qui a, appunto a Milano, ma appunto noi qui parliamo anche per tutti gli altri che volessero ascoltarci nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche il resto d'Italia. Ovviamente speriamo che ci saranno ovviamente anche delle, come dire, delle reunion e comunque delle ripartenze anche in vari capitoli italiani. Per il momento è ripartito, sta per ripartire probabilmente il capitolo di Roma, sta per ripartire anche forse il capitolo di Genova, quindi piano piano ci stiamo rimettendo un attimino sulla strada. Volevi continuare, Davide? Sì, giusto per informazione metteremo nel link, metteremo il link del video, della videoregistrazione del Rosy Day milanese nella descrizione della questa registrazione. E appunto, come stava già dicendo Veronica, come progetti futuri abbiamo già in calendario una presentazione post Rosy Day qui a Milano, che sarà sabato 10 giugno dalle 17.30 alle 19.30 al Chiama Milano, che è uno spazio privato che comunque è aperto alla cittadinanza milanese, cioè a chi si presenta. È uno spazio dove viene dato accesso a internet, dato accesso a giornali, ti danno delle sale se vuoi fare delle riunioni, ovviamente basta farsi conoscere, chiederle, trattare temi sensati e legali, e da anni è un po' il nostro quartier generale, il posto dove andiamo a fare le riunioni tra attivisti, le presentazioni, i day e altre attività. Come sta dicendo sempre, quindi per tutti i milanesi o comunque persone interessate a venire a Milano, segnatevi questa data, sabato 10 giugno andremo a fare una presentazione particolarmente orientata a trattare il tema del cambiamento, di quali sono le pratiche che possiamo già mettere in atto noi ora con le nostre azioni. Andremo a parlare un po' di progetti esistenti, movimenti, gruppi, idee che si possono già attivarsi, che si possono compiere già da oggi, già da subito, per accelerare un po' questa transizione, questo cambiamento che tutti auspichiamo. Oltre a Milano, appunto, diceva Veronica che si sta riattivando il gruppo Cittadino di Roma, quindi io lascerei la parola a Christian, che è un nostro attivista romano, che appunto anche lui sta pensando di fare una presentazione a Roma per far ripartire il gruppo, per far diffondere anche nella capitale le tematiche Zeitgeist. Quindi Christian, ti cedo la parola, raccontaci un po' cosa avete in programma lì a Roma. Ciao a tutti, sì, anche qui a Roma ci stiamo in un certo senso riesumando. In pratica stiamo cercando di riorganizzare un evento per riattivare il gruppo cittadino romano. Diciamo che abbiamo già individuato la location, che non so se si può dire, ma probabilmente sarà il cinema di Silvano Agosti, che, come ha già detto Davide, aveva ospitato già il gruppo romano per la proiezione del documentario Moving Forward, nonché ha partecipato anche al simposio Società Sostenibile. Come ricordo, c'è anche il video sul canale YouTube, Ogni persona che incontriamo è sacra, e consiglio di vedere un intervento di 2 minuti, è molto interessante. E dunque in questi giorni si proseguirà così ad organizzare questo evento. Grazie Christian. Allora continuiamo con le news. Sempre Veronica vi aveva già
preannunciato che forse riuscivamo a far partire anche un gruppo cittadino o quantomeno regionale in Liguria, a Genova, con un attivista super propositivo che è venuto qui alla Losi Day di Milano per farsi conoscere, speriamo in bene. E sicuramente tra i progetti che abbiamo per il futuro ci sono le ripartenze dei gruppi di lavoro. Come raccontavo prima, abbiamo citato il gruppo di lavoro delle traduzioni, che è importantissimo, quello per grafica e video, anche il sito necessiterebbe di un'attività. Abbiamo il progetto di far ripartire questi gruppi di lavoro. Ovviamente per far ripartire i gruppi di lavoro servono attivisti, quindi poi arriva il secondo tema: come collaborare con il movimento. Noi abbiamo un link in cui si apre un documento Google dove si possono lasciare vari dati, tra cui le competenze e le aree di interesse del possibile attivista, in modo tale che poi possa essere ricontattato e aiutato nel trovare delle attività da fare. Quindi nella descrizione del video aggiungeremo anche il link di questo documento, e se siete interessati a collaborare, a darci una mano nel far ripartire a pieno tutte le attività del capitolo italiano e per aiutarci a sviluppare un po' di idee. Il nostro obiettivo primario, prima non l'ho detto, è quello soprattutto di far conoscere queste idee a più gente possibile, perché siamo ancora in una fase in cui molta gente non concepisce nient'altro che il normale, il comune modo di vivere, di consumare, lavorare, consumare, lavorare, consumare, e non vede nient'altro nella vita. Noi vogliamo far capire che forse questa rotta da criceti è superata, è dannosa, ha delle alternative molto più divertenti e salutari, e vorremmo appunto con una massa critica andarle anche a realizzare in modo tale che poi il nuovo sistema si possa contrapporre a quello vecchio e possa attirare nuova gente. Quindi chiunque fosse interessato a partecipare a questo progetto può ovviamente partecipare a TeamSpeak. Noi abbiamo pensato di per il momento organizzarne uno mensile, quindi il prossimo sarà tra un mese, che fatemi controllare la data. Adesso siamo il 21 maggio, fra un mese dovrebbe essere il 18 giugno, quindi direi che possiamo fissare per il 18 giugno la data del prossimo Domenica. TeamSpeak. Sì, domenica 18 giugno, sempre 21:30. Se qualcuno che ha sentito questa registrazione ha intenzione di aiutarci, vuole presentarsi, è benvenuto a partecipare a futuro incontro TeamSpeak. E presentarsi e appunto dirci quali sono le sue competenze, cosa vorrebbe fare, dove vorrebbe aiutarci, oltre a compilare i link. Sono due alternative, non è obbligatorio compilare questo documento, può essere un sistema più semplice, altrimenti semplicemente partecipate a TeamSpeak. Noi in questo periodo li stiamo facendo anche il mercoledì, perché stiamo organizzando appunto la presentazione del gruppo Cittadini di Milano e quella di Roma, quindi anche il mercoledì sera potete trovarci online, ma comunque potete compilare quel link sul documento e verrete ricontattati. Quindi possiamo anche chiudere la registrazione. Vi saluto tutti quanti, ringrazio chi ha partecipato a questo TeamSpeak e vi aspetto per il mese prossimo in molta più gente. Ciao, grazie. Ciao a tutti! Ciao. Ciao. Ciao a Ciao, buona tutti. serata. Ciao, ciao.